Bella ragazzi, siamo tornati One Take, oggi giornata speciale, siamo qui con Freestyle Battle Italia, facciamo un po' di casino ragazzi. Allora, qua dovremmo, se non sbaglio dovremmo avere i 10 freestyle più forti d'Italia, giusto? Teoricamente. Gianluca, vuoi presentarti prima? Dimmi un po' chi sei, come sei entrato in questo progetto. Ciao, sono Gianluca. Un attimo. Niente, vabbè, la pagina in realtà nasce qualche anno fa per gioco totalmente. Cercavo la necessità di trovare qualcuno con cui condividere la mia stessa passione, siccome sui social c'era poco e niente, ho detto vabbè, la creo io. E da quali lì, sono gli obiettivi? Gli obiettivi sono quelli di ampliare la disciplina a 360 gradi, soprattutto a livello mediatico. Ok. Quello è... Speriamo di dare una mano oggi. Un'altra domanda che volevo fare è: che livello ha raggiunto il freestyle in Italia al giorno d'oggi? Un po' alto, troppo alto davvero. La cosa fica è che si contraddistingue dal freestyle di un po' di annetti fa, quello a cui magari eravamo abituati a vedere di Hans, insomma i soliti quattro quarti con bella pancia finale, eccetera. Esattamente. E oggi ve lo dimostriamo, abbiamo portato tantissime modalità differenti e qua abbiamo la creme della creme. Una cosa, questi sono sì i 10 diciamo fortissimi in forma, non sono del tutto i migliori, è pieno di gente fortissima. Ho già lanciato la challenge dietro, è pieno, attenzione, è pieno di gente fortissima che purtroppo per forza di cose non abbiamo potuto portare, ma che merita tantissimo. È riuscita ad arrivare in Svizzera. Per il Minduga. Però oltre agli esponenti vorrei, c'è anche un producer che farà qualcosa live, no? Chi lo vuole introdursi da solo? Si introduce da solo. Bella raga, qui è Espo, bella Espo. Siamo qui per portare un po' di beats. Già sai raga, che cosa ve lo devo dire, il resto lo faranno tutto loro. Allora, ci saranno diverse modalità. La prima modalità che andiamo a fare è la presentazione, giusto Cypher? Yes sir. Quindi raga, non li abbiamo ancora presentati, si presenteranno loro. Senza cuffie. Possiamo fare una prova beat per vedere se lo sentiamo. Vai, facciamo una prova beat. Yeah. One take. Riprese. 2, 1. One take, shaker bro show. One take mi fa come sta shaker, non mi lamento, mi comporto bene, che il karma continua al cerchio. Guarda quanti siamo, la gang bang con la biondina al centro. Ai ai, classico paleolitico, enfampo dice, nato lirico. Non rompo il ghiaccio, rompo le acque, il mio flow lo porta allo stato liquido. Ogni mio danno è critico, in Italia povero, in Svizzera poverissimo. Per pagare 2 caffè al bar gli ho dovuto fare un bonifico. Stronzo, sai che entro dentro questo posto ma che sbatti c'hai? I soldi sono la pozione che mi trasformano in un mostro, pago in Frankenstein. Mostro, mega marba one take, senti come suona frate, non venire a fa' il fake. Ogni volta che rimo compare tipo un upgrade, perché sanno che li rompo come nello Stargate. Infatti, nessuno batte morbo di fatti, non esiste, sai che quando viene con le rime sono liste di scarsi. Ce lo sanno tutti in Italia che sono il fottuto king dei incast. Altrimenti ragazzino poi me lo scrolli, gli altri rapper io me li trascino un po' come un rolli. Non vedo l'ora di girare canne, serve un amico che rolli, serve un amico che rolli. Sai com'è che alla fine poi tutto accolli, è inutile, gli altri rapper si attaccano tipo dei francobolli. Con la fiera posto un beat di Bespo, bella Espo, quella escort glielo esco. Ehi, finalmente posso rappare un attimo, lì dentro stavano provando a buttarmelo, quindi bella la gente di One Take, vi portiamo nello spazio tipo Stargate. Sai che sono fresco a fare questa merda, sempre ci riesco. Rappo sopra i beat di Espo, bella Espo. Killian è come un politico, c'ha un escort nella escort. Ok. Le vengo in gola Listerine, non mi fai ridere Mr. Bean. 23 come Materazzi, pigliate cazzi e scapocciate come Zinedine Zidane.
curva tipo Shigan. Fuma tipo Cicano, da Roma a Milano sanno come mi chiamo, te piccia. Lian diceva che dietro provavano a buttarglielo, sono arrivato io soltanto per poter confermarglielo. Vai tranquillo Dreamer, frate, la risposta solo, Joe One Take son cocaina, uccido in una botta sola. Mega easy, l'hai capito che son qua perché ti porto sempre il fuoco. Con la famiglia io non gioco, però per te se questo è un gioco ti do il bacio della morte nel gioco della bottiglia. Se mi sfidi non chiedo le mani in aria, ma sfidi me con te, la situa non è paritaria. Metter me contro te, Ryanair contro Alitalia. Beh, qua a mostrare un po' di rap all'Italia. Questa gente non mi fotte, non c'è discussione. Mi dispiace se vieni coi King, tu sei di intrusione. Voglio fare una cheat perché c'ho troppo flow. Sono arrivato a One Take, gli invidiosi diranno Photoshop. Diranno Photoshop, fra, perché con le rime è normale che te lo slego, bro. È per questo che mi temono. Picchio sopra queste basi, se ci sono io diventa One Take Ondo. Arti marziali in improvvisazione, tu mi vuoi sfidare, però proprio non c'è paragone, perché qua Gabs è il campione. Ho il flow così perfetto che prende 10, si pure alla prova del 9. Che roba, siamo tutti a belli in zona, siamo tutti qui venuti, contenuti belli in zona. E se fuori c'è un po' freddo, non è che esco il giorno dopo, è solo un indicatore che ho bevuto troppo poco. Sei bravo ma fake, spezzo ossa al primo colpo, rompo il radio, One Take. Raga, noi siamo la Katsuki di sto game, sono l'occhio di Siddhartha davanti a quelli di Pain. Questa era la prima modalità, la presentazione, diciamo che ci siamo caldi. Volevo fare un shout out brevissimo a Rap, bella per Rap, bella per i ragazzi, allora, di Rap. Metteremo qua in descrizione di cosa si tratta per chi non lo conosce, però ecco, andiamo avanti ragazzi. Allora adesso abbiamo un 4/4 generatore di parole rap. Chi vuole introdurre? Per dimostrare che quello che facciamo è davvero freestyle, non stiamo sprecando i fogli di One Take. Vero. Vogliamo sottoporre ad una prova i nostri freestyler. Quindi gli daremo delle parole e loro dovranno improvvisare al momento su quelle parole. Giuriamo che non le sanno. È tutto freestyle. È tutto freestyle. Poi sta voi fidarvi. Questo è quello che dice. Raga, Rap è l'applicazione che genera parole per il freestyle. Telefono davanti. Facciamola vedere, raga. Fammela vedere là. Questa applicazione. Ogni volta che si typea esce una parola. Chi inizia? Okay. Vai, cambiamela. Yeah. Ma quale stampa? Non hai capito che ti faccio fare la fine di un micio? E questo cane scappa perché di stampa non pago manco l'ufficio. Yeah. L'argomento è mattina. Se vieni a sfidarmi io ti scolo tipo lattina. Sta gente vuol fottermi però c'ho i concetti, tanto che sembra la mattina o la poesia di Ungaretti. La poesia di Ungaretti, tipo che alla fine questi sono già stanchi, stanno nei letti. Sai com'è che in ogni caso di nuovo puoi permetterti? Sono stanco, te lo dico a chiare lettere con lettering. Yeah. Io ti uccido a commissione, questa è la mia professione. Mi pagano per farlo e lo fanno ogni volta che io parlo sul quarto. Yeah, nascondere, testa di cazzo, perché dovresti iniziare a nascondere quanto sei scarso. Più che altro guarda, fai freestyle, giocano a nascondino col tuo cervello e non lo trovano mai. Sai, faccio freestyle, argomento e parole, boh, che non si sa mai. Nel senso che alla fine è sicura, la parola sta nascosta. O pensavo me ne mettessi una. Oh, let's go! Effettivamente con le liriche, se non gli date l'argomento viene un po' difficile. That's freestyle. Ti mando in bagno a mettere il fard, sfidarci in freestyle, difficoltà hard. Difficoltà hard, come minimo. Più che altro questo è ridicolo, levati dai coglioni. L'argomento prima è stampa e togliere il diritto di stampa a Silvio Berlusconi. Politico, io da solo un politico, nel senso che alla fine rap a One Take in radio, nel senso che alla fine ogni mio freestyle è un mixtape e tu sbagli il rigore come grosso Fabio. Yeah yeah. Sbrellito Swain è quello che prende tutti gli altri rapper e gli cuoce. Del fatto che sfidarmi è come fumare una sigaretta, perché tentare non nuoce. Yeah, tentare non nuoce. Comunicazione, vuoi fare il rap con me ma non fotti tu cazzone. Questo che vuol parlare però sei una testa di cazzo. Non hai comunicazione, ti manca pure il linguaggio. Shut up. Il linguaggio, nel senso siamo biechi. Lo sai che di nuovo faccio un controllo tipo check it. Non mollo, quindi è meglio che mi segui. Sdoppio la personalità come il caso del dottor Jekyll. La difficoltà maggiore in questo momento è riuscire a cambiare le parole. Non la capisco sta applicazione, perché se parli di maggiore di fatti sono il re. Yeah, sono il re, sono il re, lo si vede, perché ascoltare te che fai il coglione è proprio un piacere. Yeah, sei scarso e non hai flusso, ti insulto è un piacere ma non sono D'Annunzio. D'Annunzio, al massimo mi ciucci il prepuzio, ma alla fine io tiro la somma. Bielenghi che sgomma, non lo sai che al massimo tu porti la gonna. Ascoltare è un piacere, ascoltare te insomma. Yeah. A belli in zona
faccio tante pare. L'argomento è vestito, infatti fra poco è carnevale. Non mi vesto perché sono stanco. Diciamo che il mio costume è quello di Blanco. È quello di Blanco. È carnevale, ma è inutile che ti travesti perché sembri sempre uguale. Tu vuoi battere me? Non lo puoi fare. A carnevale provi a travestirti da persona normale. Da persona normale, nel senso che alla fine, zio, non so cambiare argomento, è meglio che cambio io. Nel senso che alla fine sfoggio, la scena è una pornostar, infatti glielo appoggio. C'è l'applicazione, fai il cambio argomento. I ragazzi c'avevano un po' di problemi a cambiare, però è tutto freestyle, niente scritto. Ma il problema è nelle nostre dita, non nell'applicazione. Big up per rap, let's go. Allora, mo abbiamo fatto 4/4 col generatore di parole, dove c'erano le parole, gli argomenti, le punchline. E invece però vogliamo anche far vedere che riusciamo ad andare incredibilmente, o almeno ci proviamo, oltre i 4/4. Incredibile. Non so se si può fare. Vediamo, quindi la prossima modalità è il minuto free. 1, 2, 3, vai! Ok. Questi vogliono fottere col campione, gli dico vieni nel cypher. Vogliono fottere con chi non ha paragone, ogni volta che performa dici debit è un fire. Vogliono fottere con il campione senza avere un briciolo di coordinazione, entrare in competizione quando provano a fare un'azione il pubblico grida Harry Maguire. Scordinati, non siete fatti per questo. Io sono fatto, sul 4/4 ti sto raccontando che so fare questa roba, one take. T'ho detto che mi devi andare a fare la spesa. Se è one take, brutto fake, è perché per farti fuori basta una presa. Yo. The bicho. Hey, it's now, yeah. Spacco il culo col rap, Faccio un minuto perché posso batterti tenendo ogni mio occhio chiuso, perché scateno il caos e nel buio lei cammina con me. Mega easy, mando sti rapper in crisi, teste di cazzo io le lascio tutte circoncisi. Con sta tutta arancio sembra che lavori per l'ANAS per strada, ma sembra che stai facendo dell'anal con l'Easy. Streamer MC è una collana di sorrisi che regala sti rapper, sì. Mostro strada per quei paradisi nei quali neanche riescono ad entrare. Li molesto sulla strumentale, mi apro con l'eschimo sul repare. Sono troppo di sinistra o di destra, non conta perché quello che porto fra sempre al centro, io faccio centro, lo faccio da Trento fino a Milano, sai che abbiamo bisogno di questo, let's go! Let's go! Morbido! Lo sanno che quando rappo ci riesco, sempre fresco, mega morbo, sai che dice quale easy, mando questi rapper in crisi come col disinnesco, se dicono frate pare un testo complesso, compresso, yes, ho ben messo, Morbido sai com'è compare adesso, stai connesso, tu sei morto male, torni indietro come fossi Michael Jackson. Oh shit! Un minuto libero a testa, tu dammi un minuto così poi libero la bestia. Mega Morbido entra in extra, è guerra aperta e questo si trova alla testa come in Vietnam. Okay. Non scherzare compare che vengo a smerdare, ti pare la potenza della guerra mondiale. Morbido tu lo sai che è un'icona, m'han chiamato perché spacco, non tra i più belli in zona. Velocissimo, praticamente siamo in tre. Io farò tre barre e ci sarà Frank che chiuderà la quarta. Possiamo dirla che forse questa è la modalità di oggi insieme al kickback che richiede più freestyle. La mia rima già lo sai che è troppo tosta. Lui parla di ordine perché sono una forza, gli altri rapper restano con la scorza. Mando a fare in culo tutto il mondo senza il prenderla rincorsa. C'ho già il piede della fossa, mega morbo dalla costa. Sai che adesso suona tosta perché ti rompe le ossa. Se gente vuole fottere ma c'ho la potta brossa. Sono il coccodrillo che va in vacanza sull'ala costa. Questa è vicina, questa roba troppo forte. D'altronde Francone ti dà la morte. Ti sto proponendo del fatto di essere forte. Sono non violento ma con le rime gonfio di botte. Questi rapper si come una botte di vino. Fra, lo hai capito io che qua ti porto lo stilo. Vuoi sfidarmi però dopo tu resti a capochino. Un calcio in culo rompo tutto tipo il muro di Berlino. Ed il futuro non ci sta. Mega morba qualità, quantità, al di là di sta gente che non sa. Se vuoi fottere con il mio clan ti faccio buon voyage. Se vuoi batterci tu devi usare i trucchi come a GTA. Altrimenti qua non credo che ce la puoi fare, perché ti
veniamo ad insegnare come fare barre fatte bene quando stai sopra la strumentale. Gli altri rapper mi fanno paura come la municipale. Come disse Alongi dunque, visto che tanto fratello quella fa le multe, io quando rimo fra ti metto sotto come un bunker. Sono venuto ai canapai per fumare tutto e dovunque. Fotono contro di morbo, ma chi mi raggiunge c'è chi fugge ad escludere. Frate, tu lo sai che porto rime, non puoi fottere con Superman. Ti serve una manicure per tirar fuori le unghie, man, yes. Altrimenti non credo che tu ci arrivi. Ti stiamo facendo il modo in cui proporre degli stili talmente precisi che sembra che usciamo con spini. Siamo italiani però, frate, non sbagliamo i congiuntivi. Già la lo stile è sempre preciso. Mi dispiace ma frate ti ho già deriso. Sti rapper frate sai che me li mangio come il riso. Se fotti contro noi torni a casa coinciso. Jesus, senti come suona quando viene t'ho ucciso. Deriso, mi pare quasi questa gente c'ho così che ego che pare un triso. Ti sto schiaffeggiando come Albano l'ha deciso. Ti puoi avvicinare altrimenti non c'è storia. Stiamo facendo rime ma senza averle a memoria. Perché ti stiamo uccidendo tu brutto figlio di Troia. Apro culo agli altri rapper come il vaso di Pandora, yeah! Oppure continuare a... La speranza la puoi tipo coltivare. Te la faccio facile, morbi, chiudi le inare. Se vuoi fotter contro me perché te la va a complicare. Io vengo per coltivare le rime coordinare. Lo sai che vieni contro di morbo ma complimentare. Vuoi fottere contro il mio crew, fai fallimentare. Nemmeno il papa nell'hip hop mi può scomunicare. Intanto che ti sto improvvisando quattro quarti random e ti sto sparando da lontano alla John Rambo. Il fatto è che compare spacco pure se lo faccio a random, pure se lo faccio a cazzo sei un incastro tipo un puzzle. Queste parole le metto insieme come il razzo. Tu mi vuoi sfidare ma fra non capisci questo andazzo. Con l'assoluta sicurezza che poi non collasso. Quando vengo con rap compa lo sai non va. Talmente complesso che pare un testo più che altro un all pass. Mega morbo vedi che ti lega tipo il bondage. Mi verrebbe da dire ma che cazzo sto a fa. Ogni volta che rappa morbido, perché devo dirlo, veramente rappa così bene che mi sento brillo. Pure se non ho bevuto e non mi buco con lo spillo. Chiudo le pratiche, le tue lacrime fra di coccodrillo. Quindi non mi fai pena, se rimo con il flow sono il top della scena. Gli altri rapper al massimo ballano la macarena. Morbillo fra si esalta e se salta lo sai che ti ribalta come sopra un'alta lena. Non parlare di rap, frate, un'altra scena. Mi fumo tutta l'erba dentro una fottuta pergamena. E tu invece che ci sfidi fai alquanta appena. Perché non penso che puoi raggiungere il livello. Ti stiamo dimostrando che se rappo arrivo e rimo meglio. Ogni volta che fumo uno spino vinco il primo premio. Questi rapper frate li brucio al fuoco tipo marshmallow. Allora, i ragazzi sono molto umili, ma vogliamo dire ciao a tutti. Vogliamo dire ciao a tutti i freestyle. Ciao, ciao a tutti, raga, cita. Ciao. Ciao ragazzi, abbiamo un 2 vs 2. 2 1 è mega morbo contro Shakero Show. Questa sera non mi batti, manco se inietto il flow. Questo tipo tu lo sai che non ti sperpero. Boh, sei sparito dopo un mese come fossi McLemore. Yo, così bravo frate che ti guido pure gli elicotteri. Con la voce nella testa che li guarda e dice devi fotterli. Prima di me Killian Bellizona si chiamava Brutti nel raggio di 3 chilometri. Parli di elicotteri, devi fotterti qua una minaccia. Sono un magnaccia. Prendi... Oh, per raga, non sentivo il beat. Sei con me ghiacciolo che mi ghiaccia. Il reggaeton sincero bro, io te lo sbatto in faccia. Sai com'è che in ogni caso qua è una figuraccia. Giochi a GTA coi trucchi, nel senso col fardo in faccia. Hai vinto Tyson e tecniche perfette. Tu hai vinto Tyson e tecniche perfette. Tu hai vinto Tyson e tecniche perfette. Siete la prova che il freestyle in Italia non serve a niente. Non si può. Non fotti conto morbo, è inutile che ti ostini a venire a fare i provini. Pompini con l'hip hop, sei solo un coglione con i ragazzini su TikTok. Non fottere col mio affiliato. Non mi sta bene che lo hai insultato. Sapevo che esistesse scemo e più scemo, ma non sapevo che ci fosse un vero e proprio risultato. Cazzo, magnete. Lo sai che siamo i migliori, sapete. Fotti contro il rimorbo, t'attraggo magnete. Dovevi dire la stessa cosa, la storia si ripete. Shakerino, cioè, questi quando vedono la figa fanno Siamo grandi tipo il Nautilus e voi due abbonati a Tinder Platinum. Brutto scemo, non ti conviene ridere. Parlo delle rime frate, per te sai che sono critiche. Finiscila di fingere, fai tanto il playboy, dammi del voi. Visto che se scoppia è solo su internet. Solo su internet, ma dimmi qual è il guadagno. Ha tenuto a stagna, rana nello stagno. Io sono chi li hanno seguite su TikTok. Loro invece che si seguono in vicenda per
per andare in bagno. Per andare in bagno. Il fatto che sincero non ci puoi trarre un guadagno, nel senso che non mollo. Anzi, ci vuoi trarre un guadagno facendoti seguire, allora comprati un portafollo. Non mi compro un cazzo. Guarda me, fratello, io sono un bel ragazzo. Se tu dai una rosa alla tua tipa ti dà un calcio. Purtroppo sei andato in blanco. Hai ragione, perché questo, fratello, è un dato di fatto. Non t'hanno contattato, stipulato il contratto. Guardami, difatti tu sei un bravo ragazzo. Io non lo sono, però a differenza tua, spacco. Quando rappi ti blocchi, Andreotti. Vi metto dentro come galeotti. Vi vestite così male che le prime al primo appuntamento vi portano a fare shopping. Forza. Però l'importante è come glielo si dà. Quindi mica quello che poi si indossa. Lo vedi, vi elenchi da forza. Tu vai nella fossa, anch'io ti do un calcio perché fa bene alle ossa. Kilian, tu lo sai che arriva e rappa meglio. Mi metto in culo il mio viewstel, mi metto le cuffie così almeno non vi sento. Ciao. Morbo e sordo, ma che cazzo sente? Sai come compare quando vengo scasso, rapper? Tu non mi parlare del tuo modo di vestire, che le tipe ti vedono e ti regalano l'assorbente. Mangio riso in bianco, diso piatto. Spacco il doppio, ne faccio due, ma season 4. Season 4, alla fine vedi te lo spiego e spacco. Sono doppio perché improvviso ho fatto. Non hai capito, vedi te lo spiego e diso piatto. Magari ti vedo e ti lancio in viso un piatto. Mi lancio viso un piatto, ti rispondo deficiente. Chi lancia più follower perché è più intelligente. Guarda te come si è vestito questo demente. Perché il fatto che è verde è fluorescente. Sì, è fluorescente, ma non ne esce niente. Mi rincresce, sono in alto come se fossi Meschner. Smettila di flexare su Instagram, se ti do un calcio in culo di altissima, purissima, levissima. Così, sapete già chi sono i più belli. Bravi! Avevo un minuto sulla trap ancora. Ci siamo. Sulla trap. Let's go, let's go. Chi è che spita? Io, Gabs. Gabsinho, let's get it. Yeah. Zen. Ok. One take. Sei con flow che è pazzesco, è un cazzo gigantesco. Faccio ste rime perché nella vita io so fare questo. Infatti là fuori mi dicono let's go. Vedi che fraccio le rime ci riesco. Perché compare io sono il più fresco sopra i beat di Bella. Ok, vedi compare che spacco sicuro se troppo gli stili. Ok, è naturale che a questi livelli poi tu non ci arrivi. Ok, frate è normale che a me questi rapper mi fanno i bocchini. Ok, se gioco in Svizzera sono il più forte siccome Shakiri. Ok, già lo sai che sono un top player. Non sfidarmi non ti conviene, non sfidarmi non ti compete. Tanto lo sanno che sono il più ostico. Si ti ribalto un po' come il pronostico. Vedi che il flow nel mio corpo lo ospito. Ti metto a dieta, sei un po' come Cospito. Yeah. Anarchico sulla base, perché se inizio a rappare con questo flow che c'ho ci faccio ciò che cazzo mi pare. Quindi non lo imitare che non si può. Con i miei versi è come nel wrestling fra contra i disatto. No. Non provarci o bro, cari. Sai che giro con i miei bro anche se sono un po' sbroccati. Però penso chi ci fotte nobody. Se inizio a fare questi minuti tu hai già i minuti contati. Mamma Gabsinho. No. Perfetto. Dammelo. Blacca. Nessuno mi placca, placca. Ho rap, oro placca. To o p, troppo bagato. Shut up. Welcome to the saga. Freestyler, street fighter, sagat. You got fire, can you dig it? Saga. Calm down. C'ho flow che manna a casa, yeah. Posa quel cucchiaio alla casa, yeah. Fanno bordello il maracana, yeah. Luciador flow tipo raccarana. One take e mi chiama rappa, perché sanno col flow sexy tipo Ava Adams. Tra tutti questi fa amba rappa. Se non stai tra i Saiyan è perché sei Mr. Satan. Shut up. Un po' che... Yeah.
metto un attimo la cuffia. Yeah yeah. One take. Io che sono un pazzo si sente. Quando salgo sopra il palco sono tipo un palco vivente. Sul palco sta assente. Sono conosciuto come quello con il flow che spacca anche se non dice un bel cazzo di niente. Pazzo da sempre, ricordalo. Faccio questa merda e capito che dopo smetrico. Tipo che sono il meglio come nelle punch shaker. Tu dovresti tornare a suonare anche il clavicembalo. Manco prendo respiro del tipo che al primo giro. Quando arrivo io ti tiro, ti state come Zidane. Non provarci perché se mi vieni contro io ti taglio la strada. Son Valentino che fa la chicane. Mentre quando arrivo hai capito che non mi frega. Ed è per questo motivo affanculo quella tua sfigata troia. Per questo motivo Dreamer non è Valentino, piuttosto è Valentino che fa una sfilata di moda. Cristo santo, io col disco spacco. L'hai capito, sono triste dall'anno scorso. Non è che ti conosco, se faccio un disco stronzo ti disto e ti disconosco, ti disosso. Questo è quello che mi riguarda. Hai capito, col flow in più arrivo e sono al top d'Italia. Rappresento da Trento a Milano fin dal nord al sud. Ho il flow sul groove e tu, non so, ti do ripetizioni sopra il loop da mo. Non provarci nemmeno perché quando ti spacco rappresento l'Italia come la Sardegna. Salmo oppure qualcun altro, oppure quell'altro che è arrivato dopo. Dreamer MC quando arriva hai capito, spacco subito il gioco. Per questo motivo rappo e ti regalo un minuto di fuoco. Fammi fare questa merda in cui sono bravo. Per questo motivo io arrivo a fondo come un palombaro. L'hai capito che non mi frega se sono stato bravo. Del tipo sono un animale, arrivo allo stato brado. Vuoi battermi soltanto per arrivare dopo. L'hai capito, Dreamer MC con le rime che fa man. Quando arrivo c'ho l'extra beat per definizione. Dopo arriva Alger che la alza come Kanye West. Let's go. It's yours, bro. Lo sai bene che io rappo e foto questo, minchione. Come Usain Bolt, guarda che corritore. Sai che io ti spezzo come nell'amplesso. Rap è bella Espo, facciamo una bella esposizione. Vuoi fotter me? Mi dispiace, ma come questa gente rappa e sono peso tipo mattone. Questo che vuol fare rap, ma mi pare un cazzo. Né io non faccio rap, né freestyle, sembra una cazzo. Tutto nel momento, perché tutti lo sanno che alla fine son buono. Il migliore della mia generazione, però mi pare poco. Sono migliore di quelle ritrose e quelli che verranno dopo. Ok, con me però non pare proprio. Questa gente che vuol farle di che parli. Oh, mi sa che ti tolgo come con la trappola antitopi. E dopo questa mi faranno pure il test antidoping. Mi dispiace ma non c'è questione. Sta gente che vuol fottermi la foto è un'ossessione. Però onestamente guarda del flow la concezione. Ti fotto pare un'ossessione, bro. Vorresti fottere me però onestamente non vedi che ti spezzo. Questa gente io me la mangio come elemento. Sono Usain Bolt, ti dimostra come che si fanno i 100. Ok, ci avevamo un 4 quarti kickback. Allora, il kickback è una modalità in cui è un 3 quarti al contrario, in cui i freestyler fanno una domanda all'altro che poi continua in rima dando la risposta. Ma anche questa cosa, come diceva Gabs, è più facile a farsi che a dirsi, ed è più bella a vedersi e a sentirsi. Let's go. Come mai hai deciso di venire con gli occhiali? Perché me li hanno regalati i miei amici vari, che stavano chiusi dentro i domiciliari. Io ero in giro con i miei amici comici vari, perché stavo raccontando delle barzellette. Non lo so, me lo chiedi a me che sono un rapper. Mica posso stare appresso a questo deficiente. Di ciò che dici a me non me ne frega niente. Ti faccio una domanda, Idra, che cosa sono queste? Credo che siano delle cuffiette, o almeno questo è quello che mi hanno insegnato. E per rispondere a sta domanda mi sono anche impegnato. Oggi, stamattina, la domanda me l'hai fatta forse prima. Stamattina però noi rapper siamo un po' strani. Hai detto stamattina, la domanda fammela domani. Perché non ti butti dentro a quel posacenere? Guarda, lo farei ma non voglio eccellere più degli altri, in quanto loro non lo fanno. E se lo facessi io sicuro che recherei un danno. Io un danno non lo vorrei regare. E la domanda invece me la vorresti fare. Hai detto che vorresti eccellere. Siccome non me la fai te lo spiego io, quella è cenere. Da Red Bull ti mette le ali? Non lo so, ma mi vedono con i cannocchiali. Dopo che la bevo, perché appunto me le ha messe. Spero che non mi venga pure l'AIDS. A te è mai venuto l'AIDS? Certo, sono un rapper, sono un centro sociale, ci sto ogni domenica. Per spiegartelo non ci vorrebbe Seneca. Hai visto la terza stagione di Mare Fuori? No, guarda, preferivo muori. Esisterà sicuramente una stagione che si chiama così, o almeno immagino ci sia sul mio PC. Tu invece l'hai vista La Casa di Carta? Certo che l'ho vista e spacca. Ci ho fatto pure una canzone, però poi l'ho cancellata affatto, perché quando l'ho messa ero un rapper scarso. Cosa ne pensi di quello che è successo a Sanremo? Guarda, moltissimo, ma Blanco è stato uno scemo. Perché prendersela con i fiori è troppo facile. È come prendersela con una ragazza gracile. Tu invece cosa ne pensi proprio di Sanremo? Penso che non ci andrei neanche per davvero. Penso che scopo una più bella di Venere. E i rapper li
riduco come Lazza in cenere. Qual è il tuo festival preferito? Il festival bar, lo guardo con un mio amico. Ogni volta che lo fanno stiamo davanti alla televisione. Piangiamo, rimpiangiamo la melevisione. Tu cosa guardi davanti al computer? Le macchine col subwoofer, intendo Fast and Furious con l'accento inglese. Faccio l'americano per chiuderla e si vede. Tu l'hai mai visto Fast and Furious? Sì, una volta per sbaglio perché ero curious. E volevo vederlo. Chissà cosa la gente cosa ci trova di bello. Invece tu hai mai visto un'altra serie? Le domande falle bene. Te lo chiedo per favore. Io sono scorretto, fallo pure ti bacchetto, professore. Quello della casa di carta, che sicuramente si chiama Marta dopo l'operazione, o almeno così mi ha detto. Io comunque gli ho dato 50 euro uscendo dal letto. Invece a te quanto ti ha fatto pagare? Un patrimonio patrimoniale. Il fatto è che abbiamo annesso la questione quella emozionale e quindi ci siamo fidanzati. Abbiamo finito? Mannaggia, dannazione. Adesso abbiamo un 8 quarti doppio argomento. Perfetto, hai visto? Quarti doppio argomento. Ma il doppio argomento qual è, mi chiedo? Facciamo queste due. Quadro. Quadro è bello. Quadro ci sta, dai. Bellissimo. Bello. Allora ne mettiamo una brutta dopo. E peccato. Bello. 3, 2, 1. Tocca partire a me, beh, capita. Parto io, non preoccuparti, beh, per carità. Sono 8 barre, quindi la prima quartina è Dorian Gray, a cui non parte il quadro della macchina. Ok, com'è successo? Non so, visto che non è successo fino a finora. Lo seguo fino alla sua dimora. Sono l'urlo di Munch che urla ed ha peccato di gola. Peccato di gola, perfetto. Quando rappo ti sto portando il mio 100%. Mi sento come un gladiatore al Colosseo. Ho il quadro della situazione, artista in un museo. Prego, mi puoi fare questa troppa fotta che mi esalta come fosse vodka? Peccato per la situa questa volta, perché la frutta è marcita come la natura morta. Come la natura morta, ma questo qua non mi batte. One take, sto in casa tanto che gioco in ciabatte. Peccato che tu sei così sadomaso che l'area del quadrato la calcoli lato per latex. Ok, non so se riesco a farlo, perché comunque io spacco, compare. Ti parlo in genere alimentare. È l'ultima cena, ma dico che è peccato. I bimbi in Africa muoiono di fame. Yo, muoiono di fame, però devo dire che ti sto dimostrando di essere il top. Sei talmente fuori posto, bro, che vai in un museo ma per cercarti un quadro di Van Gogh. Yes, puoi stare lì vicino con rime perfette da qui a lì, con gran skill. Devo dire che in sta scena sono il miglior MC. Per l'arte sono il Salvador, chiamami da lì. Chiamami da lì, non so. Parecchio, bella per Frank che evidentemente l'ha detto. Ed è per questo che gira soli di Van Gogh e glieli metto nell'orecchio. Ok, devo continuare, ma questo problema se mi sloga la mascella è mandibolare. Prima ho parlato dell'ultima cena, ma faccio il primo aperitivo, è peccato primordiale. Yo, è peccato primordiale per Orega. Io sto dando una prestazione mega. Ci stiamo sfidando sulla tua specialità stasera. Io faccio pittura rupestre, ma vinco su olio su tela. E quindi è la cosa normale, compare. Io vengo a dimostrare che sono il top sulla strumentale. Il flow è come un intercalare, perché mi ricorda un po' il peccato originale. Il peccato originale, hai detto che è peccato. Peccato che ti ho sottomesso, l'ho lobotomizzato. Mi incastro nel parlato, aspetta che mi riprendo. Quindi calma frato, sì che mi riprendo, perché c'ho l'esperienza. Come nel repare io c'ho una certa destrezza. Il quadrato è un ring, è certo eccellenza. La Venere di Bocelli wrestla con la maschera di bellezza. Io peccato che il mio flow si allunga. Sto giocando in campo e sono la prima punta. Di come parlo io me ne fotte sta funcia. Dico 33 trentini, peccato per la pronuncia. Scusate, però non ci arrivo, compare. Arrivo per dimostrare che ti ho sboccato pure il vino. E pare che non sono un quadro ma un assegno circolare. Circolare, beh, ti posso titubare. Si ferma il beat però a quanto pare. E fa così con la mano perché arte marziale. Il mio flow che è spaziale. Ok, ok. Come guardare un quadro ma con gli occhi di Bocelli. Diranno che Porelli. Le barre che io creo con Z Frank sono ninfe, però di Mone ai Monelli. Peccato che ok, le rime sono vere. Vogliamo farlo anche farlo per bene. La vostra arte mi fa delle seghe, perché mi sento un artista appena entrato dentro il museo delle cere. Quindi è meglio che resti di qua. Quando arrivo con il flow deciso ti faccio pure un sorriso. Se si tratta di peccato, tranquillo, sono deciso. Io rubo e uccido, ma finisco in paradiso. Finisco in paradiso.
senza che ho sorriso. Per questo che ho deciso, la mia roba ti sbrana, fontana, ti ho reciso. Sì che lo sai, ma che museo delle cere. Tu che c'hai il vizio del bere, e bere troppo non va bene. Te lo dice pure il cameriere che lavora al museo delle cere. Ed è un grande, mi ha dato un botto carica. Sta rima che hai fatto era titanica, ma infatti io ho bevuto così tanto che capita che non riesco a distinguere il quadro ma della macchina, fratello. E quindi va così, signore, vengo a fare queste rime in situazione. Il quadro della macchina l'ho perso da coglione, non la trovo più, peccato perché han fatto rimozione. Ci siamo scaldati, raga, no? O no? Ci siamo. Io andrò avanti tutta la vita, però abbiamo un gran finale, abbiamo un cypher finale. Dai, bella Espo. Quindi io immagino che Espo tirerà fuori dei bittoni e qua, raga, è proprio il momento di spaccare. Non ci sono regole. Quello che state per vedere è tutta improvvisazione. Anche il beat. Anche il beat, attenzione. Dai beat alle rime, raga. Tutto. Quindi il vero one take sarebbe questo. E fa più o meno. Fa così. One take, Espo. Bella, Espo. Ogni tasto, raga, è un suono. Ogni tasto. Siamo 4-4. Yeah. No. Uno dopo l'altro entrambi. Yo. Possiamo avere il beat un po' più alto, così ci casiamo. Tanto il beat è figo. Lo pompiamo. Yeah. 3, 2, 1. Buongiorno, bonjour, guten tag, sono Scecchero. Quello che ha scordato in Italia il caricatore del telefono. Arrivato in Svizzera, 30 euro, eccolo. L'ho attaccato e mi ha caricato pure il credito. Io ho pure il credito, ma cosa vuoi che dico? Dammi tipo solo il tempo di riprendere sto micro. Sta suonando tutto live, il tipo. Mi sembra di essere al Master of Hardcore impasticato col mio amico. E ogni volta che rappo non dici che schifo, dici che fico. Ma se vieni in Svizzera dici oh, occhio, che pago pure l'aria che respiro. L'aria che respiro, ok. Siamo venuti pure qua con BLNK. Ringraziamo One Take, ci ha riscattato la stagione, perché non ci hanno preso come bambini di Mr. Rain. Facciamo tutti improvvisazione sul momento. Facciamo improvvisazione come fosse un testo. Da me a lui, posso dirlo, è il momento. Chiedi al tuo rapper preferito se sa fare questo. Se sa fare questo, quindi parla adesso. Arriva il gran maestro, sgrama il canne destro. Questi che mi dicono compare stai concentro, mette te non passi, fai tre passi alla calla canestro. Sono così trap che se rapo fanno le mie rime te le trovi tutte su YouTube. Ragazzi, io non volevo rappare più, però mi hanno obbligato, se no non facciamo views. A rappare ci riesco, compare. Normale che un avversario lo pesto, compare. Normale, tu qua non ci provare. Sui beat di Bella Espo sai che porto un livello esponenziale. Uccido con le rime di concetto, pezzo di merda, diventerò una leggenda. È ora che capiate quanto spacca il freestyle italiano e iniziate a darci tutto quello che ci spetta. Quello che ci spetta, certo. Alla mia sinistra Dreamer, alla mia destra Espo. Ho visto Mr. Rain e beh certo, a Michael Jackson piace questo elemento. Sei impiastro come Morbo, king dell'incastro. Come Espo, king de sto tasto. Come Debit, king del gas flow. E quindi qua dico ok. Brillante come Shane. Scusa fratellino, sembri fake. Sono 50 bolognese, get rich or die rave. Mi dispiace ma sei scarso, fai freestyle, fai lo stesso. Arte come fosse Michael Jackson. Mi dispiace ma se vieni a sfidarci sopra i 4/4 basta fare 4 incastri e dopo te ne vai col gesso. Ancora con le rime connesso, quando viene Morbo tu lo sai com'è compare. Vedi che ti porto questi miei pensieri, tu già stavi delirando. Senza peli sulla minchia, non è l'inno di Mameli. Nella lingua ti ci trovi la mia minchia, levati. Bella Espo che mette pure la trappa. Kian è total black come fossero i Wu-Tang. A queste tipe le sfilo il tanga. Le giro al contrario come un manga. Come un manga, che devo dire? Quando mi sfidi fra puoi fallire. Vedi compare che quando rimo io non mi scarico tipo le pile. Vedi compare che c'ho troppo stile, che ti devo dire? Vengo a ribadire ogni volta che rimo. Non ti parlo di Mr. Ren, perché essendo io rimo c'è una pioggia di rime. Togliti quel new era, la mia condizione economica è in bufera. Era illusi. Sto insieme a Espo che mi sembra era music.
frate, non propinare. Ehi! In questa merda, frate, sai che sono il mostro finale. Ehi! One take, one take, one take, one take. Scusate, la posso rifare? La posso rifare, hai capito che io sono il mostro finale. Come quando Morbo parlava del mostro del male, hai capito, sul foglio l'inchiostro risale. Io faccio sta merda, capito che metto a posto questa strega di sale. Fammi una sega, compare, perché hai capito che nel freestyle non c'è problema a respare. Fisso, lo sai che era un rap, per questo non vedi il livello qua cista. Ogni volta hanno competizione, fra competizione ci metto la firma. Ogni volta che rappo mi cambi sti beat, ma non preoccuparti perché in freesta. Ovunque mi metti in base al beat, resto comunque il primo di questa lista. Prima ti sta, prima ti sta. Stavo simpatico, sai che rappo e decapito. Se sto qua all'appo pratico, parlano degli incastri. Io rispondo sti cazzi, ne ho mandati più a casa che gli alimenti con Just It. Il fomento da one take, gli altri rapper tutti fake. Spacco come BLNK, ok. Vado sulle basi di Espo. Ah, Killian è sposato col beat, tu maestro. Scompari, hai capito, contro Dreamer non vali. Siamo la nazionale del freestyle, mica di pallone, altrimenti ci stavamo ai mondiali. Yeah, resta un attimo che è razionale che spacchi, con questa sembri della nazionale cantanti. Tramite la quale organizzo un'uscita sexy assieme ad Anna Falchi. Okay. Oh, ad Anna Fran, non possiamo dirlo. Faccio punizioni, maledetto, frate, possiamo pirlo. E vinco tutto come fossi Mourinho, se sei Pirlo io sono pernambucano Juninho. Ah, vai tranquillo perché guadagno questi soldi, quattro quarti perché so esattamente come pormi. Hai visto quanto spacco in questi giorni? Ora tranquillo che arrivano quelli ancora più forti. A me piaceva sto fatto delle due barre a testa. Frank, vuoi chiudermi tu quello che mi resta? Se vuoi ci provo mentre lo faccio sto presto quarto. Parlavate di Anna Falchi, ma qui c'è Occhio di Falco. Occhio di Falco, la situazione qua è molesta. Sul beat sono Big Jim che va in palestra. E io invece sono quello che lo trovi in festa, cerchiato da una balotta tutta panca bestia. E visto che tu ami l'America, sono il capo della squadra un po' come Capitan America. Io invece sono qua a spiegarti la metrica, insieme a Debite poi a insegnarti la verità. Vado in vacanza e mi dicono vai con Frank, perché c'ho un cuore speciale come Iron Man. Però tu ti chiedi frate e dici ma com'è che quando esci con Francone poi fai tanto rap. Te lo volevo proporre proprio io di far sta cosa, uno switch come se facessimo una strofa. Non dico che sta roba ti predica, la tua roba è patetica, la mia invece chemical come rosa. Ok, come vado a Sanremo, sono troppo forte senza nemmeno che mi alleno. Chi è il prossimo che arriva col livello che alieno? Sono alieno, fra m'alleno mentre ho l'arcobaleno nella testa. Senti come suona Mega Morbo spacca. E mi chiedo questa gente di che cosa parla. Non fottono contro di noi, è così fra che si campa. Io e Mega Morbillo, squadra vince, non si cambia. Con i fiori dell'Olanda siamo fuori dagli standard. Questa gente che poi parla ma gli manca la sostanza. Tu lo sai che con i suoni coho mi tieni distanza. Lo sai che ho la fotta che ti costa sta costanza. Costa, Mega Morbo sai calza la posta. Questa gente invece e vedi che poi alza la palla. Son pronto a disfarti, pronto con la risposta. Però oggi ti faccio apposta, ma guarda, è una batosta, alza la guardia nostra. Lo faccio apposta, ho posto la guardia. Sono il sommo serimo, frate, sommossa. Ma semplicemente oggi faccio la guardia rossa. Ehi, dalla terra lombarda, bombarda, scoccamo di coccarda. Questa gente mo parla. Chi mi sfida pasta all'ombra, guardalo. Non è Shikamaru e Naruto, fra mica Dragon Ball. Ehi, senti come suona questi mentre piangono. Cadono, messi tutti all'angolo. In effetti parlano, dimmi cosa ti cali. Se rappo ti metto all'angolo, ti schiero a 90 gradi. Gradimento, tradimento, Mega Morbillo, tu lo sai che va qui al tempo. Qui al tempo, tu parli fra di gradimento. Sembra una batteria, rappi e mi alimento. Okay. È tipo con il fallimento, sta gente dice frate che ego, ti guardi dentro. Yeah, ti guardi dentro, non sono un fallimento. Se parli questi incastri potrei anche farli dentro. Sanno qua che io ritento, se vado con il socio che sanno che vali 100. Yeah, lo sanno fra che vali 100. Ma se dici che Morbo è scarso, cosa vai dicendo? Morbo è Tiger, signori! Hey, let's go. Let's go, ancora, ancora. Ok, va. Yeah. Senti l'anteprima, ogni volta apro bocca ed è una grande rima. Praticamente tu lo sai fra, siamo il Wu-Tang Clan che hanno usato troppa candeggina. Troppa candeggina, tu lo sai che mi rialzo. Non sono a Napoli, io non metto il casco. Bevo la Red Bull senza zucchero, ma se dentro c'è Ligabue è tutto un cazzo. Cazzo. Già lo sai che frate la riprendo sopra al quarto. Tu mi vuoi sfidare, ci puoi arrivare solo in ritardo. Per questo motivo se mi chiedi di farlo rimango, rimando perché sono andato avanti fra rimando da capo. Il disco di Dreamer e Gapsta se lo rimando da capo.
rimango il capo. Cosa puoi dire di questa puntata? Abbiamo spaccato, puoi dire questo. È solo uno spaccato col verso, bro, ti detesto. Se mi sfidi qua non c'è verso, io faccio questo. Fra la gente mi dice let's go. Che è il migliore dreamer oppure Francesco. Le rime che ti esco, anteprime dell'UNESCO. Perché ho un patrimonio, io non faccio un matrimonio sopra il tempo. Quando rappo l'hai capito che io spacco e vengo dentro. Se ti sfidi nella situa, okay, fra di te rima nel teschio. Sono quello, sono uno scheletro, faccio ste rime, lo sai che le venero. Quando ti faccio ste rime è normale che dopo, fratello, con lo stile accelero. Perché è normale che faccio le bare, sputo le fiamme, frate, come Cerbero. Ti porto risposta per questo, tu alla fine fai un'intervista al podcast di Cerbero. Vedi che venero, dreamer ti spacca perché faccio sta merda e dopo per bene. Sono tipo Dante, faccio da insegnante, mi ritrovo nella selva con le fiere. Non parlare perché ti vedo che dovresti andare a vendertela tipo alle fiere. Quando io rimo sono real, faccio filosofia, fra come Hegel, fra, okay, le capito, non ti conviene. Faccio le barre, le ballo un po' pieno. Ogni volta che rimo ti brucio, fra come la cherosene. Tu che mi sfidi, non ti conviene. Questo livello, frate, non si tiene. Sul palco ti spacco, tu non vali un cazzo, scappi come un ratto. Per questo, frate, ti chiami Fievel. Cosa cazzo che ti dico? Faccio sta merda ti per primo. Ah, se il beat cambia soltanto perché il tipo sta dicendo ok, avete spaccato sopra sti palchi. Però uno spaccato lo vorremmo avere da quelli che hanno spaccato, cioè gli altri. Easy. Easy. Se non repate rappo tutta la sera, quindi lo faccia qualcun altro. Morbo da questa parte, chi è che lo schiena? Caps, fallo. Non c'è problema, rappiamo solo io e Dreamer questa sera. Lo sai che frate, infatti comandiamo questa scena. Quando faccio queste rime già lo sai che ho troppo stile. Infatti mangio questi rapper, vado a letto con la pancia piena. Ehi, mando a casa ogni mezza sega. Gli faccio la mezza impiega come mezza scena. Se viene mega morbo no problema. Lo sai com'è compa, guarda la testa che resta questa sera. Il fatto è compare che quando io rappo, fra, non esiste una bestia nera. Io faccio queste rime, uccido con il micro, te le incido. Però non le scrivo su una perla vera, su una pergamena. Ho così che va, ho sbagliato però sai che c'ho una testa seria. Mica come te stasera, quando rimo vado veloce. Infatti sembro una Tesla, rega. Io rovino la carriera, che stile. Sta gente, frate, non riesce a dire. Ancora glielo dico, non mi faccio aspettative. C'è chi non capisce la differenza tra rappare e fare rime. Posso chiamarli io? Posso presentarvi, guerrieri? Alla mia destra un flow, l'astro nascente, che porta il nome di Iger. Alla mia sinistra invece una sicurezza, Mister Intrattenimento, from Roma Capitale, The Beach. Un bel bittone. Non lo sentivo. 3, 2, 1, one take. Ma me la assapora un po'. Iger, perché sono il più alto. Cypher, quando siamo sul palco. Sai che Debit è tipo un falco, perché punta alla sua preda e non c'è possibilità che si possa salvare. Come un file sulla memory card, metto il cazzo nel glory hole e li sporco tipo la faccia col fardo. Ok, voglio una puttana con la quale giocare a nascondino e farci di botana. Libera tutti, libera tutti. Flow velenoso come una vipera che sta sopra i frutti dell'albero del peccato. Vuoi fare lo scrauso? Beh, peccato. Ogni volta che tu rappi non spacchi, alza i tacchi perché sei scarso. Peccato. Peccato. Tu che vuoi sfidare Iger, dico peccato. Mi dispiace, non fai mica rap chiaro. Sono come l'inflazione, fra, presente al mercato. Ehi, vuoi fottere con me? Non aspettative. Vorresti fra fare rap, però aspetta a dire. Questa gente che parla, che merda dice. Me la mangio in un attimo, patatine. Quanto cazzo te le faccio? Sai com'è che non mi cambia? Questa gente vuol parlare, però lo sai che non spacca. Tipo mi basta solo una barra che ti insegno tipo come farla. Questa gente che vuole rappare ma neanche sa collegarla. Guarda com'è che le cambio, guarda c'è Defita a sinistra. Tu che parli faccio incastri in frista, però tu non devasti fra il primo di questa lista. Io vivo in alto e lui in basso lista. Yeah. Let's get it. Raga, che rappi qualcuno? Chi vuole? Chi vuole? Ah, allora questa ve la dedichiamo a voi che ci state guardando, ascoltando e ricevendo in qualsiasi modo. Questa è una solo, raga. È Espo, bella Espo, che vi spacca le orecchie con un po' di drumming. Fossi in voi presterei orecchio, presterei. Bella Espo. Espo, one take. Let's go.
Expo, 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 bella Expo, Expo, bella Expo, mi fresco, bella Expo. Due parole, siccome hai avuto il merito comunque di assemblarli e hai ascoltato la puntata dietro le quinte, cosa ne dici? Come ti è sembrata? Che in realtà la cosa più difficile è stata proprio assemblarli. Conoscendoli. No, hanno spaccato, ma io lo sapevo. Cioè io li conosco molto bene, mi fanno impazzire e oggi l'hanno dimostrato, sono fortissimi. Fortissimi, raga. Qualcuno vuole dire battute finali, qualcosa? Sul freestyle, qualsiasi cosa. Possiamo fare un po' di promo paragula. Allora, visto che comunque non ci conosce tutta Italia ancora, io spero che sta roba serva per almeno incuriosirvi una minima di guarda questi, ma davvero stanno a improvvisare, se davvero sono così forti. È tutto fottutamente vero, quindi tutto invito tutti coloro che hanno visto e che hanno gradito questa situazione di seguire il freestyle italiano e aiutarci a farlo crescere, perché ragazzi, in Spagna i freestyler c'hanno i milioni, i sponsor e puttane e cose, e noi qua stiamo a magnasse il cazzo, capito? Quindi allora ho usato un francesismo per farmi capire da tutti. Secondo noi, parlo come se stesse al 21. Secondo noi ci siamo già finiti per altri motivi. Secondo noi meritiamo di più, meritiamo. Aiutateci, grazie. Donate al 339-431. Bella raga, grazie a tutti, avete spaccato. In descrizione trovate il nostro PayPal in modo che possiate aiutarci concretamente. Bonifico pure, va bene. Nate, grazie a te. Posso dire una cosa finale, la voglio spiegare. Vai. La spiego questa frase. Quando la volpe non arriva all'uva dice che è acerba, ma meglio essere una volpe che un chicco d'uva de merda. You are now listening to One Take FM. This is season 4.